che pur essendo oramai la guerra persa per chiarissime notte, non immaginavamo di dover scendere nel campo di guerra e di dar vita a un movimento di resistenza, nonostante l'esempio che ci veniva dalla vicina Jugoslavia. Ed è stato un errore fondamentale, perché noi ci siamo ritrovati in montagna a dover inventare tutto, dall'ombrello allo zucchero d'oro, da una piccola pistola o da una doppietta scarica abbiamo dovuto farci le armi. Partiamo assieme a altri 3-4 persone e con il pullman fino a Boccaseriola, poi da Boccaseriola andiamo là verso Pietralunga e lì troviamo, lì avevano una specie di appuntamento questi amici miei. E troviamo una casetta disabitata, Montebello, diverrà poi Montebello, e lì ci arrocchiamo. Arriviamo senza niente, con due fucili, qualche rivoltella, e ci accasiamo lì. Questa formazione a poco si nuclea, trova subito, aveva dei contatti con un gruppo che era Morena, che era poi quello che era il nucleo del comando di questa formazione, che aveva iniziato la sua vita in una località del Montonese, San Faustino, ed era un nucleo presieduto da alcuni giovani ufficiali del vecchio esercito italiano, uno d'aviazione, un altro dell'esercito, eccetera. E lì inizia questa avventura con questa formazione che in quel momento era detta la banda di San Faustino e che poi quando arriva un altro comandante, Pierangeli, diverrà la San Faustino proletaria d'urto. Questo proletaria d'urto rivendicava il fatto che gli ufficiali che la dirigevano non erano né comunisti né socialisti, erano di tendenze liberaleggianti, diciamo, una definizione un po' vaga. E lì, lì vicino a noi c'era un'altra formazione che andava organizzandosi, perché lì c'è il confine con le Marche, ed era una banda che noi chiamavamo Banda di Cantiano, che di fatto diviene la Quinta Garibaldi, la Quinta Brigata Garibaldi. Mi ricordo che in questa casa si iniziò la cospirazione vera e propria che preludeva alla lotta partigiana. In questa casa ha soggiornato Gino Scaramucci, inviato dal centro del PCI. Ricordo che appunto dopo l'8 settembre da questa casa partirono Scaramucci, Filipponi Alfredo, mio padre sarebbe stato, ed altri compagni qui di Terni, che andiedero alla fabbrica d'armi di Terni per proporre al comandante della Piazza Forte Militare di consegnare le armi ai cittadini per combattere contro l'invasione del nazismo. Non fu accettata questa proposta e i giorni successivi all'8 settembre, mi pare il 10, l'11, in questi pressi, tennero una riunione e dietro luogo quindi alla trasformazione del comitato antifascista in comitato di liberazione nazionale, e da qui partirono i primi che andiedero ad organizzare poi tutto il movimento partigiano dell'Umbria e forse una parte delle Marche e del Lazio. I democratici cristiani si stavano organizzando e i cattolici in genere, ecco, io preferirei parlare proprio di cattolici perché i democratici cristiani erano un po' la parte politica, ma il mondo cattolico era qualcosa di più vasto che li comprendeva. Naturalmente si svolgevano la loro attività. Vorrei ricordare per esempio che un nucleo di giovani cattolici di Perugia si trasferì nella zona dei monti di Mercatale, sopra Mercatale di Cortona, entrò a far parte della brigata garibaldina Pio Borri, la quale era una formazione che nacque da tre nuclei fondamentali originari: il Partito d'Azione, del quale faceva parte il comandante che era Rossetti, adesso attualmente generale dell'esercito, ancora non so se è in servizio, allora era un capitano, il Partito Comunista e Socialista,
e cattolici organizzati dai fratelli Tani di Arezzo, l'avvocato Antonio Tani e Don Sante Tani, che poi furono uccisi dai nazisti. Ecco, questa formazione veniva a operare fino nelle zone dell'Umbria, cioè nella zona di Mercatale, che poi sarebbe Lisciano Riccone, c'è solo un ponte che divide le due frazioni e quindi i due centri abitati, quindi le due regioni, e nella zona di Monte Santa Maria Tiberina, cioè una zona Tifernate. E questo gruppo di uomini cattolici andò in quella direzione. Poi naturalmente il gruppo, come accade per tanti altri gruppi di ogni colorazione, dopo con le intemperie dell'inverno, sotto la minaccia alle famiglie, col ritiro dei buoni annonari alle famiglie dei giovani renitenti, eccetera, si disperse. Rimasero lì però a comandare questo gruppo, che era composto per la restante parte di prigionieri, di ex prigionieri alleati fuggiti e di giovani del posto, Giorgio Battistacci e il chirurgo Bruno Valli. Riassumo, i cattolici furono presenti un po' in tutte le formazioni, ricorderò anche nella formazione Melis di Spoleto, nella formazione Gramsci di Terni, che però come territorialmente veniva anche nella provincia nostra dalle parti di Monte Leone di Spoleto, dalle parti di Poggiodomo al confine con Leonessa. Ricorderò il sacrificio di Don Concezio Chiaretti, appunto, che fu fucilato dai fascisti, che era il cappellano. Quindi ci fu tutto un tipo di presenza. Vorrei ricordare per esempio Don Guglielmo Palazzetti, parroco di Castiglionfosco, che dette vita a un nucleo di resistenza armata proprio nelle sue zone, che aveva il suo punto d'appoggio sulle miniere di Pietrafitta. Alla fine di settembre, queste sono date importanti, dopo l'uscita del gruppo Enea, Grasimelli, eccetera, Fedeli fondò il primo gruppo, insomma il Partito Comunista, questo gruppo di comunisti, fondarono il primo nucleo della Francesco Innamorati a Perugia. Il primo nucleo era composto da questi compagni: Primo Ciabatti, Tabadario, Mancini, Alberto, Tenerini Riccardo, Vittorio detto poi Cinicchia, Glauco Tondini e Ugo Marinelli erano ancora i compagni di questo primo gruppo degli Innamorati. Ma qui c'è il primo nucleo della Francesco Innamorati, quello che detto origine alla formazione. Eravamo studenti e operai della città. E la cosa più importante, che credo, non fu il significato militare della nostra presenza quassù. La cosa più importante è che per la prima volta direttamente si incontravano due culture, due mondi diversi. Il mondo dei contadini isolati sulle nostre montagne e il mondo dei cittadini. E proprio qui, di fronte alla casa dei Biagioni, alla casa di Lorenzoni, noi per la prima volta scoprimmo quanto importante era ricostruire questo rapporto. E se qualcosa di importante la nostra formazione ha lasciato, è proprio questo profondo legame con i contadini, con la gente di quassù. Questo legame, certo, ce lo siamo guadagnato per il rispetto che avevamo di loro, perché avevamo capito la loro condizione. E perché insieme al problema della liberazione e della resistenza parlavamo di terra, parlavamo di agricoltura, parlavamo di socialismo. E anche con loro cercavamo di fare il possibile per dare a loro il minor disturbo possibile, per non turbare la loro vita già profondamente scassata dalla guerra e dalla miseria. Così costruimmo il nostro primo alloggiamento sul vecchio rudere del forte di Sorniano, lassù, proprio perché anche la stalla che ci avevano dato per dormire potesse tornare libera per la famiglia. Ma veniamo qui, dove Cinicchia coceva il pane, dove cucinava per la formazione, dove più tardi, quando venne Taba, si insediò il comando della formazione, quando questa ormai copriva una vasta zona con tutta una serie di gruppi e di punti in cui le squadre della formazione si erano dislocate. La formazione comprendeva il gruppo nostro di cittadini, studenti e operai, comprendeva i giovani del posto, contadini, le boscaioli, e nella formazione c'erano anche numerosi prigionieri di guerra che erano fuggiti dai campi di concentramento. Russi, jugoslavi, c'era un messicano perfino, c'erano degli inglesi. E insieme qui sentivamo che non si parlava soltanto
delle azioni militari contro i tedeschi, del fatto di requisire gli ammassi per distribuire grano, olio, generi alimentari alla popolazione. Il 4-5 settembre un emissario del Partito Comunista da Roma, Scaramucci-Gino, è venuto, ha trovato il partito organizzato e si è organizzata immediatamente la lotta armata. I primi gruppi sono fissati sulla zona d'Arrone, altri sulla zona delle montagne di Cesi, in parecchie parti della corona delle montagne che circonda Terni. Perché poi la Vannerina fino a Ferentillo, una zona di operai classici, direi da 100 anni, che già lavoravano in fabbrica, cioè anche durante l'antifascismo. Nella Vannerina, Pavigno, Arrone, con l'estate, comprendiamo anche Piedilungo, il Marmara sopra la Nera. Questo facilitava anche l'inizio dell'organizzazione dei primi gruppi partigiani. Questi operai poi di Arrone, di Ferentino, conoscevano molto bene anche queste zone di montagna. A Terni, nella zona di Campitelli, è ancora in via di La Casa, dove operava il Comitato di Liberazione Nazionale, diretto da Filippo Nelfredo, era il presidente, che era anche il presidente della Federazione Comunista di Terni, e lui ebbe l'incarico da questo comitato di organizzare la lotta armata. Questo l'ha avuto subito verso il 8-9 settembre. Perciò da questi gruppi, diciamo, scritto in parecchi libri, no, si forma. Arriviamo a 7 battaglioni, alla brigata Gramsci, con 2 battaglioni di jugoslavi, tanto che per avere un'unità da jugoslavi italiani si fa il comandante jugoslavo, comandante della brigata, e Filipponi era il commissario politico della brigata.